scendere di destra alla mia sinistra, ma lo fanno. Il Natale più di Fano ha lasciato amministratori e maestranze con il dolce in bocca, non solo per le quantità di dolciumi e panettoni ingerite durante le festività, ma per i risultati raggiunti in questa edizione 2017, per la quale il presidente della Proloco, Etienne Lucarelli, non trova difficoltà nell'individuare il giusto aggettivo. Ma per me è stata magnifica, perché non è scontato dopo 2 anni avere comunque ancora una crescita, e avendo oggi la certezza dei dati di questa crescita sulle presenze, significa che il lavoro fatto fino ad oggi è un lavoro importante che può portare questo mese ad essere un mese veramente importante per la città di Fano. Sinergie, condivisione e collaborazione tra istituzioni pubbliche e private sono questi gli ingredienti di una ricetta che col passare degli anni e l'eco mediatico a livello nazionale del Natale che non t'aspetti della provincia di Pesaro Urbino ha portato nella città di Fano sempre più visitatori da ogni parte d'Italia. La parte del leone quest'anno l'ha fatta sicuramente la festa in piazza, che con la prima tappa di Disco Diva ha proiettato il Capodanno fanese nell'Olimpo degli imperdibili, e a cui ha fatto da contraltare poi il ritorno della Befana in piazza con gli effetti speciali di un'altra eccellenza del territorio esportata in tutto il mondo, ovvero sia lo spettacolo dell'Ultrasound Eventi. E qui c'è stata un'intelligenza da parte dell'amministrazione comunale 3 anni fa nel voler coinvolgere tutta una serie di attori, ha chiamato anche noi della Proloco per darci in mano un po' la parte più organizzativa, ma ha voluto anche inserire in questo tavolo tutta una serie di enti e associazioni che oggi fanno la differenza, e quindi veramente un progetto che sta crescendo, che nel periodo delle festività, quindi delle ferie dal 22 in poi, ha avuto anche hotel pieni nella città, hotel e ristoranti pieni. Quindi questo è veramente un buon risultato. Ovviamente possiamo crescere ancora molto, il progetto è maturo, ha assunto una bella maturità, ma ci metteremo subito al tavolo per poter lavorare per il futuro.